Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione su Telebari. In apertura del nostro telegiornale apriamo subito con una buona notizia che riguarda la S Bari. Pagate le ritenute IRPEF, il campionato prosegue senza penalizzazioni, lo scrive la società in una nota sul suo sito ufficiale. Il giudice delegato al fallimento ha autorizzato il pagamento delle ritenute IRPEF a scadere il prossimo lunedì 17 marzo. Marzo, scrive la società, pagamento che è stato effettuato in data odierna. E adesso andiamo alla politica. Non si fanno mancare le reazioni alle prime mosse del governo Renzi. Oggi interviene subito Confartigianato Puglia, che critica la scelta del governo Renzi di tagliare l'IRAP del 10%. La riduzione infatti porterebbe ad uno sgravio medio per le imprese pugliesi di appena 335 euro l'anno. Una diminuzione, spiega Francesco Sgherza, il presidente di Confartigianato Imprese Puglia, non sufficiente a garantire effetti apprezzabili. Con una pressione fiscale così forte, difficilmente le nostre imprese riusciranno a sopravvivere, dice Sgherza, e dunque magari si potrebbe partire invece da un deciso innalzamento della no tax area IRAP per le imprese più piccole, come più volte proposto dall'associazione. È sempre la politica adesso. Le recenti infondate notizie mi inducono ancora una volta a chiarire che non ho intenzione di candidarmi a sindaco, come del resto annunciato mesi fa. Questo lo chiarisce in una nota questa mattina il presidente della provincia Francesco Schittulli, che quindi smentisce le voci che lo vorrebbero candidato per il centrodestra. E proprio su questi rumors abbiamo sentito il candidato della coalizione, nonché candidato d'impegno civile per Bari, Domenico Di Paola. Ha sentito per noi Serena Russo. Questo è un periodo turbolento prima della presentazione delle liste, insomma, è un periodo politicamente molto complesso, insomma. Io non ho notizie di questi cambi in corsa. Alcuni dicono che Schittulli, il presidente della provincia, sia già stato chiamato da Fitto per subentrare. Lei invece sostiene dall'altra parte che queste frizioni interne al centrodestra sono anche naturali, visto il momento, ma che si risolvono. Beh, perché io vedo la realtà con i miei occhi, cioè ad oggi c'è un sostegno convinto, stiamo lavorando anche insieme per questa campagna elettorale, poi se ci sono cambiamenti da parte di altre forze politiche le valuterò quando le conoscerò ufficialmente. Sempre riguardo le voci, sembra che lei si stia trovando stretto nella morsa delle richieste da una parte e dall'altra, in particolar modo per le presidenze dei municipi. Ma questo lo escludo assolutamente perché io non ho nulla da distribuire, quindi non ho richieste da ricevere. Le presidenze dei municipi sono un argomento sul tavolo di tutti i partiti, di tutte le coalizioni, perché vanno decise come le liste prima, diciamo, delle elezioni e naturalmente convergono una serie di aspettative, di opinioni, di impostazioni da parte di tutti i componenti dell'alleanza. Io in questo senso lascio la massima libertà di scelta ai miei alleati. Voltiamo pagina, la cronaca adesso, assalto in tabaccheria a Casa Massima, incastrati dalle telecamere di videosorveglianza, due rapinatori che sono stati arrestati dai carabinieri. La cronaca da Cristina Ferrini. Pistola in pugno fanno irruzione in una tabaccheria di Casa Massima. Tentano di farsi consegnare l'incasso, ma la reazione immediata del titolare mette in fuga i rapinatori che prima di uscire dal negozio colpiscono in volto la vittima con il calcio della pistola. Responsabili un 19enne e un 21enne di Triggiano, entrambi con precedenti penali, arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina in concorso. I fatti risalgono al 2 ottobre scorso, quando i due, con il volto in parte coperto e armati di pistola, fanno irruzione nel negozio e puntano l'arma contro il titolare. L'uomo reagisce d'istinto, tentando di disarmare il rapinatore che, colto di sorpresa, ferisce la vittima all'orecchio sinistro. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di identificare i rapinatori nonostante avessero agito con occhiali da sole e scaldacollo per non farsi riconoscere. Nell'abitazione di uno dei due, i militari hanno trovato capi di abbigliamento riconducibili a quelli utilizzati durante l'assalto nella tabaccheria. Il 19enne con precedenti per rapina è in carcere. Il complice, incensurato, ha ottenuto gli arresti domiciliari.
E sempre in tema di cronaca, una sparatoria stamattina tra la gente nel mercato a Molfetta. Poco dopo le 9 nel mercato settimanale in via L'Amalfa è stato ucciso in un agguato Alfredo Fiore, 46 anni, pregiudicato. L'uomo è stato raggiunto da due colpi di pistola sparati a distanza ravvicinata. Il killer sarebbe una persona che ha agito con il volto coperto da un casco integrale. Era in sella ad una moto di grossa cilindrata. Alfredo Fiore è stato freddato mentre svolgeva la sua attività di ambulante, perché era titolare di una bancarella di frutta e verdura. Sull'omicidio indagano i carabinieri del reparto operativo. Adesso parliamo di acquedotto pugliese, una proposta di legge per consentire alla Regione Puglia la costituzione di un'azienda pubblica per il servizio idrico integrato nel proprio territorio. È l'iniziativa di Sinistra e Libertà, illustrata questa mattina a Montecitorio. Come ha sottolineato il senatore Dario Stefano, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge che la Regione aveva già approvato in quanto è stata riconosciuta la competenza statale. Con la proposta di legge nazionale presentata sia alla Camera che al Senato si supera così il limite della competenza regionale. E adesso la sanità, torniamo a occuparci dell'opera Pia di Venere, di cui abbiamo parlato ieri. Momenti di panico stamattina per i 16 precari raggiunti dalla notizia di un'imminente chiusura della struttura. Vediamo com'è andata nel nostro servizio. Abbiamo saputo che hanno fatto un consiglio straordinario di amministrazione e che si sono prese delle decisioni assurde. Si teme all'interno di questo contesto che qualcuno possa fare qualche atto di sciacallaggio, ma proprio a livello personale, perché non ce la fa più. Sono momenti di tensione per i 16 precari dell'Opera Pia di Venere. Dopo appena 24 ore dal servizio di Telebari per denunciare la loro situazione, rumors su un consiglio di amministrazione tenutosi ieri pomeriggio, decisivo per le loro sorti, hanno nuovamente fatto ripiombare i lavoratori nella disperazione. Secondo voci di corridoio, infatti, sarebbe stata posata la prima pietra reale verso la fusione delle ASP, manovra che lascerebbe a terra i precari non tutelati da un contratto, tra l'altro in scadenza, che prevede la mobilità. Ma assicurazioni di reali garanzie per i 16 arrivano direttamente dal vicepresidente del CDA Saverio Latorre, che annunciando lo sblocco da parte della regione sulle cosiddette quote sanitarie si dichiara ottimista. Niente di scritto ancora, ma l'intesa c'è. Proseguiremo nel proposito di riunire le ASPA, ha continuato Latorre, l'unico modo per salvare la struttura, ma nessuno perderà il posto di lavoro. È intenzione della regione, per risanare il problema, è quello di formare un'unica ASP chiamandola ASP Terra di Bari, poiché tutte e tre gli istituti manterrebbero lo stesso personale. Quindi possiamo dare garanzia a questi precari? Altro, ieri è stata fatta una delibera di proposta di fusione. L'impegno quindi è preso, a breve dovrebbe diventare ufficiale la determina per l'erogazione delle quote da parte della ASL nei confronti della struttura. Ma i sindacati non abbassano la guardia e promettono controlli rigorosissimi. In caso contrario, stato di agitazione e scioperi sono dietro l'angolo. Sicuramente a giorni partirà lo sciopero che faremo sotto la regione per far capire a questi signori che ci governano, che qua c'è gente che ha bisogno di lavorare, hanno delle famiglie e continuiamo ancora imperterriti a mettere fuori della gente. Ed è allarme personale anche al Policlinico di Bari. Scadono tra due mesi i contratti del personale in servizio presso il Centro Sovraaziendale delle Malattie Rare. 7 associazioni di pazienti rari scrivono una lettera per dire basta alla precarietà del personale del centro, facendo appello al presidente Nichi Vendoli. Si consideri, dicono le associazioni, che per alcune patologie il centro è l'unico centro di riferimento nazionale. E vi ricordo che di tema sanità parleremo domani mattina nella nostra trasmissione Be and the Gang in diretta dalle 7.25 su Telebari e Radio Bari. Adesso voltiamo pagina, invece parliamo di controlli contro l'evasione fiscale. Università di Bari e Guardia di Finanza insieme contro i furbetti del fisco. Questa mattina nella sala consigliare del Rettorato la firma di un protocollo d'intesa. L'obiettivo della collaborazione è di agevolare le attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dagli studenti universitari che intendono fruire delle prestazioni agevolate. E restiamo all'università, questa volta invece per un incontro davvero felice, singolare appuntamento questa mattina all'Ateneo di Bari con il cantautore Biagio Antonacci, che ha incontrato gli studenti sul tema il lavoro nella musica. Vediamo. In un mondo dove nessuno insegna la curiosità, noi
giovani, insegneremo la curiosità a chi potrà darci un consiglio o una mano in altre maniere. Quindi non smettete mai di essere curiosi, mai di sognare, perché i sogni non vanno mai perduti. La nostra grande chiave della nostra vita è la patria dei sogni. Si è presentato così Biagio Antonacci davanti a un centinaio di studenti letteralmente impazziti alla vista del cantautore di origini pugliesi. Professore per un giorno nell'ambito del dibattito Il lavoro nella musica, Biagio Antonacci ha rimarcato l'importanza del mondo della musica come motore e modello della nostra economia. L'artista ha poi ripercorso le tappe della sua carriera, le difficoltà e il sacrificio necessari a raggiungere il successo, non risparmiando critiche agli attuali talent show, spesso vetrina di sole illusioni. Un Biagio Antonacci come non l'avete mai visto, ma che continuerà a stupire con la tappa del suo mini tour L'amore comporta all'Arena della Vittoria, uno show esclusivo per ascoltare gli inediti del nuovo album, accompagnato da due ospiti d'eccezione, gli amici Eros Ramazzotti e Laura Pausini. E allora arrivederci al 24 maggio. E adesso invece parliamo di matrimoni, di nozze, 1000 euro per sposarsi nei festivi nella sala consiliare di Palazzo di Città, 800 nei giorni feriali, più economico il fortino da 400 a 650 euro, da 100 a 400 euro invece i promessi sposi devono mettere da parte per essere accolti nelle sedi delle circoscrizioni, gratuita. Infine la sala dell'anagrafe di Largo Fraccacreta. Sono state approvate questa mattina le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili nelle diverse sedi comunali. Le entrate previste, comunicano da Palazzo di Città, sono destinate a coprire le spese di allestimento e la manutenzione delle diverse strutture. Ancora la pagina della cultura, 35 scatti per immortalare la Baresità, resteranno esposti fino ad aprile nel Museo della Fotografia del Politecnico e poi si punta ad esposizioni internazionali. Vediamo. C'è chi suggerisce di fare tutto a chi si lamenta perché deve ripetere a rete, chi non nasconde lo stupore e non contiene un sonoro Modi di dire detti baresi catturati nei momenti più significativi e con la gestualità più espressiva, immortalati negli scatti di Anna Simi. 35 fotografie realizzate nei vicoli di Bari Vecchia, esposte fino ad aprile nel Museo della Fotografia del Politecnico. Do you understand il titolo della mostra, o meglio capisci a me, e l'ambizione ora è volare fuori dai confini regionali grazie alla traduzione in inglese delle espressioni baresi. Gli abitanti della città vecchia sono assolutamente socievoli, forse molto più di chi abita al di fuori della città vecchia, per cui l'approccio è stato molto naturale, non ho avuto alcuna difficoltà. Qual è il gesto che ti è piaciuto di più? Qual è quello che ti resterà nel cuore? Assolutamente Varruba Standa Nicola. Non solo esposizioni, il Museo della Fotografia del Politecnico è da sempre impegnato nella formazione e nella promozione dei giovani talenti. Contiamo sulle, diciamo, sulle mostre di maggiore qualità anche di esportare questi lavori, in modo che non solo noi siamo più conosciuti fuori, anche all'estero, ma anche questi giovani hanno questa opportunità di un riconoscimento internazionale. E ora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo sereno, temperature comprese tra 6 e 16 gradi, venti moderati e mari poco mossi. In chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri siti internet, telebari.it e radiobari.net. Vi ricordo inoltre che per tutte le vostre segnalazioni c'è il nostro indirizzo di posta elettronica dedicato proprio a voi, info@ilsegnodizorro.it. E con l'informazione del telegiornale, solo per ora è tutto, restate con noi su Telebari e buon proseguimento di serata.